si metteva a fare tutte le smorfie per far ridere i bambini. Perché erano tutti serissimi, no? Stavano lì tutti imbarazzati, poi l'emozione così. Io mi ricordo proprio lei che faceva tutte le cose, le smorfie. Ridi. E improvvisamente ridevi per forza perché faceva. Adesso ci sono molte critiche su questi programmi di cui i bambini vengono usati. Lì erano, io ricordo che io ho lì, è meraviglioso. Cioè non bambini usati, era un gioco, me lo ricordo, passati 20 anni, era un gioco stranissimo. Ti trovavi, perlomeno io mi ricordo 3 giornate lì. È stato un flash, però è chiarissimo. Anche per noi bambini da casa era un evento, perché adesso ci sono bambini in tante trasmissioni, allora non ce n'era, quindi era, anche se noi non eravamo noi lì, però eravamo quasi protagonisti di questa cosa. Mi ricordo per anni la sua canzone, io non ero ancora nata, e per anni invece l'abbiamo cantata, quindi... No, ma poi era divertente, i bambini si divertivano da morire lì, erano messi in una situazione comunque non... Stressante di impegno. Qui c'è Cristina, Damiani che canta il valzer di Moscerini. Però prima di andare a 44 gradi facevo un salto nel 71, perché Cristina D'Avena tornò, nessuno lo sa, ma tornò a fare tornò a cantare, perché la bambina che doveva cantare la canzone si ammalò, lei faceva parte del piccolo coro, allora subentrò. Ah, ma allora era di Bologna. Lei è di Bologna. La Cristina, vedi, di Bologna. Tu allora, da quel momento, da piccola, sei stata traumatizzata. Perché? Io un giorno dovrei venire a abitare a Bologna. Perché, perché ti ha pesato troppo. Ma è di Bologna Cristina D'Avena, sì, diciamolo. Sì. Non è che sbuca fuori che è di Napoli e allora stava nel coro così di straforte. Cioè, dopo 20 anni. Se vuoi, lui conosce molto bene i frati dell'Antoniano, c'è quasi sempre. L'ho visto anche quando sono andato là a fare la trasmissione dei Remigini. Bene, ma se vuoi ti fa entrare nel piccolo coro. Adesso? Sì, cioè, devi abbandonare tutto, abbandonare il cinema che nel quale stai lavorando, non come attrice, ma tutto... Come stai facendo? Sto adesso, in questo momento? Lunedì, sì, l'aiuto, iniziamo film lunedì, come aiuto. E come si chiama? Il film si chiama Poliziotti, è un film di Giulio Base con Amendola e Kim Rossi Stewart e Michele Placido. Cioè, spero roba bene. Da niente, eh? No, bello. Allora, intanto vediamo Cristina D'Avena che abitava a Bologna e per cui aveva la possibilità di entrare nel coro di Antoniano, che canta nel 71 questa canzone che si chiama È fuggito l'agnellino. Lui sa tutto, lui può andare da Michael Jordan. La memoria storica dello zecchino. Mi ricordo, posso dire una cosa? Mi ricordo anche un'altra cosa dello zecchino d'oro traumatica. Che cosa? Il mago Zurlì che intervistava prima di cantare, ti ha intervistato te? Sì, intervistava e faceva delle domande che un bambino può andare in analisi, perché ti chiedeva quanto pesi, che sono quelle domande che a 4 anni che ne sai, quanto pesi e quanto sei alto. Allora io avendo 4 anni, dovevo farne 5, a quanto pesi, mi ricordo, è partito così, mi ricordo quanto pesi, ho detto 5 kg. Perché facevo il calcolo con l'età, boato della sala, delle mamme che ridevano, io ho detto una stupidaggine subito. Quanto sei alta? 5 metri. Altro boato della sala, sono uscita in lacrime, poi dopo la canzone ho detto perché mi hai fatto questa domanda al mago Zurlì. Gliel'hai detto? Sì, gliel'ho detto, dico ma perché fai domande che un bambino che ne sa? Io invece mi ricordo 2 domande, una che cosa volevo fare da grande, il muratore. E invece un'altra, che cos'è che mi piaceva di più del mio paese, e ho risposto i lumoni, cioè i fari i lumoni, che bello, quelle sulle strade.